Ragazzi, oggi stiamo andando... Dove stiamo andando, Coco? Stiamo andando alla DJI. Ci hanno invitato allo store di Milano per farci conoscere da più vicino il nuovo DJI Mavic Mini. Andiamo a vederlo insieme. Oggi giornata piovosa, guardate un po'. Sono contento come un bambino che ha appena ricevuto una caramella, un regalo di Natale. Store molto importante di Milano, eh? Attenzione, siamo alla City Life. Uno dei più importanti di Milano. Seguiteci, oggi stiamo insieme. Noi, voi, andiamo al DJI Store di Milano, City Life. Belle cose che abbiamo qua a Milano, abbiamo la pista di go-kart bellissima che io conosco molto bene, poi abbiamo una torre della Mediaset che solo noi abbiamo. Guardate la torre, ragazzi, grazie a questa torre prendono tutti i cellulari possibili. Non è piaciuto? No. La televisione. Ah, diceva la televisione, scusate, vabbè, dettagli. Arrivando. siamo già a Milano, siamo arrivati a Milano e siamo quasi allo store del DJI. Guardate Milano, le Gran Milano. E niente, stiamo arrivando. Yes. Siamo arrivati, City Life. Allora, siamo a City Life di Milano, piazza Tre Torri, con l'ultima in costruzione, spettacolo. Piazza Tre Torri. Abbiamo la Fontanella, comune di Milano. Siamo. Ragazzi, eccoci a City Life. Alla fine siamo arrivati. Qua è pieno di persone. Stiamo riprendendo un po', come si dice, un po' di incognita. Evitiamo di... le persone ci guardano mentre parliamo. E... già bellissimo, ci siamo persi. Ci siamo persi, stiamo cercando lo store del DJI, non sappiamo dove sia. L'unica cosa che vediamo sono tante persone, proprio tante. Proviamo ad andare al piano di sotto, vediamo se si trova lì. Proviamo ad andare giù. Ragazzi, eccoci all'Apple Store. Lo prendiamo? Andiamo, dai. Siamo ancora alla ricerca del DJI Store. Diciamo che prima o poi riusciremo a capire dove è lo store. Però nel frattempo ci stiamo godendo questa passeggiata all'interno di City Life. Diciamo che non sappiamo bene dove siamo. Cioè, lo sappiamo. Caffettino? Siamo pronti per il caffè. Pausa caffè. Caffè. Pausa caffè. E due caffè per favore. Due caffè per noi. Prendiamo una panna. Prendiamo il caffè e poi andiamo dal DJI, dai. Saranno almeno 4 euro. Ottimo caffè, prezzo giusto. Comunque, pensavamo di pagare di più due caffè a City Life. Esatto. Invece due caffè costano meno di quando lo andiamo a prendere in autogrill. E tra l'altro ci hanno offerto anche del gelato alla vaniglia. Esatto, molto molto buono. Direi che pensavo a un personale... Evitiamo, dai. Ok, ci hanno informato che la DJI si trova qua vicino, quindi siamo ancora all'esterno. Per adesso siamo in piazza Tre Torri. Coco, quali sono le tre torri? Queste. Una, due, tre. E tra le nostre spalle. Insomma, diciamo che come torri vanno bene. Vediamo se lo store sarà altrettanto bello. Eccoci qua, ragazzi. No, non è quello dietro che state vedendo. Ma... eccolo qua, il DJI Store. Ci siamo. Tanta gente, Ma proprio tanta, Adesso vediamo cosa ci presentano oggi. Noi siamo pronti. Siete pronti anche voi? Vediamo l'ora. Entriamo.
stabilizzato, sono provvisti di sensori, hanno un GPS che mantengono la fermezza della posizione precisa, per cui oltretutto questo nuovo drone, che porta una buona fotocamera qualitativamente paragonabile a quello di un cellulare di ultima generazione, è semplicissimo e possono praticamente usarlo tutti, a prescindere se si abbiano più o meno esperienze a riguardo. C'è da tenere a mente solo che è provvisto di sensori, ma comunque invito tutti i neofiti di non volare in mezzo a degli alberi piuttosto che in mezzo sicuramente a delle persone per iniziare, quindi ci si aspetta che si voli in un ambiente adeguato a quello che è il nuovo e che sia magari in campo aperto, spazi aperti, onde evitare anche che magari venga giù per un errore nostro e sbatta un dolcemente e danneggiandolo il meno possibile, in modo tale che insomma non... ci stanno spiegando un po' tutto. Di dover buttare quei 390 ammiriti su questa cosa per i vari minimi, diciamo, basterà la batteria piccola, questo qua è un mostro, guardate quanto è lì. Ragazzi, perciò siamo qua, finalmente siamo allo store, abbiamo tanti prodotti. Piccolo LED posteriore che segnala semplicemente quanto è connesso alla radio. Il quick shot sono le funzionalità che viene quando vuole in modalità in cui sta cercando con la radio e quando è posso perché c'è una connessione. Ovviamente anche lì sembrerebbe che poi possa essere un problema. Dobbiamo fare silenzio perché sono qua, si arrabbiano. Sto ascoltando le spiegazioni. Ci stanno spiegando come funziona il nuovo Mavic Mini. Qua ragazzi è pieno di droni, di una bellezza estrema. Tutto quello che troviamo è bellissimo. Tante persone, tutte interessate. Coco l'abbiamo perso. Diciamo che chi entra qui poi esce contento, poi esce povero, ma sempre contento. Qua troviamo tutti gli accessori del mondo di VR. Lì ci sono le borse che vi dicevamo nel video, acquistate quella che vi avevamo detto noi, molto più comoda, molto più economica. Stavo guardando con un piccolo, attualmente si direbbe che chi deve coprire la garanzia di scatta lo scontrino, quindi se uno ha una Robomaster S1
Allora ragazzi, la presentazione del nuovo Mavic Mini è terminata, i ragazzi sono stati tutti gentilissimi. Assolutamente, li ringraziamo per questo. Li ringraziamo, niente, ormai si è fatto buio, noi andiamo, seguiteci, che adesso avremo qualche commento da fare. Un saluto particolare alla DJI Store. Li ringraziamo. Ah, vi presentiamo anche un nuovo prodotto, è un trapano a colonna, per chi se ne intende. Dai, scherziamo, andiamo. Ormai è buio, stiamo andando a casa. Col freddo di Milano. Col freddo di Milano, ragazzi, c'è un freddo, c'è, mamma mia. Comunque, è il DJ Store, fantastico, bello. Diciamo che venire allo store e farci spiegare come funziona questo nuovo Mavic Mini e anche il nuovo robottino è stato molto utile. Sì, e diciamo, abbiamo appreso qualcosa che speriamo attraverso il video possiate anche voi apprendere. Io non ero mai stato al DJ Store, diciamo, è stata una bella esperienza. Sì, molto. Tra l'altro sono stati anche molto gentili a spiegarci il tutto, come funziona e cosa possiamo fare. Insomma, diciamo che hanno risposto a gran parte delle nostre domande. Esatto, DJI sempre una marca affidabile, anche per quanto riguarda le presentazioni e non solo i prodotti. Comunque in uscita, quindi in arrivo, nuovi prodotti che abbiamo visto, che ovviamente recensiremo per voi. Diciamo, abbiamo visto tante cose, anche se un po' costose, Anche se un po' costose, però la qualità si paga. Complimenti anche a chi ci lavora dentro. Sì, i ragazzi della presentazione sono stati bravi. Esatto, ci hanno spiegato bene come funziona il nuovo Mavic Mini. Diciamo che il nuovo Mavic Mini è solo un fratello minore dello Zoom. Poi le funzioni sono sempre uguali. Sono sempre uguali, anzi diciamo, troviamo qualcosina meno e sinceramente poco bene per quanto riguarda le nuove leggi, troppo in Europa, che ancora non ci consentono, o meglio ci consentiranno solo fino a dicembre, di volare. Male, maluccio questo. Lo so, comunque sono sempre oggettini da avere per divertirsi. Esatto. Diciamo che spendendo tanto ci si diverte comunque. Esatto. Comunque. Quello è sicuro. Adesso ragazzi, ci rimettiamo in macchina, si ritorna verso casa. Alla vita comune. Adesso andiamo via dalle Tre Torri. Salutiamo le Tre Torri, City Life. Un saluto. Ciao. E accendiamo soprattutto il riscaldamento. Esatto. Non potete capire che freddo che fa. Ma fa un... Mamma mia. Andiamo in macchina. C'è freddo, andiamo, troppo andiamo. Freddo. Troppo, troppo. Il sole è andato via, Il sole è andato sole. Via. Sole, quale sole? Oggi non c'è stato sole. Adesso ne andiamo, ritorniamo verso casa. Buono anche il caffè. Ah, diciamo che il caffè di City Life, oltre che essere buono, non è nemmeno tanto caro. No, esatto, ci aspettavamo una spesa molto più... Esatto. Io mi ero portato la carta di credito Gold, ma non è servito. Esatto, questa volta l'abbiamo risparmiata. Esatto. Siamo ancora a Milano. Stiamo rientrando, ragazzi. Siamo nel traffico milanese. Comunque, per spendere due parole, il prodotto, sinceramente, mi aspettavo qualcosina in più. Mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, perché purtroppo abbiamo una gamma che è al di sotto dei 300, quindi uno lo comprerebbe per fare molte più cose, ma evidentemente da dicembre le cose possono cambiare e forse non è così. Ma perché? Cosa succede a dicembre? A dicembre esce il nuovo regolamento ENAC e a quanto pare la DJI non ha ancora trovato un compromesso con questo, e quindi non sappiamo ancora di che morte morire. Quindi alla fine potrebbero essere questi droni belli e costosi, potrebbero essere solo dei giocattolini da usare nel cortiletto di casa. Esatto, e forse neanche, perché a quanto pare si parla sempre di un volo in spazi aperti. Insomma, non è quello che ci aspettavamo. Il prodotto è bello, il prodotto è bello. È il regolamento, come ogni cosa, il regolamento limita molto l'utilizzo. Tra l'altro, un'altra cosa che purtroppo mi è dispiaciuta, non ci sarà più il follow me. Peccato, perché già mi avevano tirato via i sensori di prossimità e mi è dispiaciuto tantissimo, ma il follow me era una cosa interessante su questo drone qua, peccato veramente. Diciamo che era un qualcosa, un più, che abbiamo trovato nel Mavic 2 Zoom, ma che adesso nelle nuove uscite di questi droni non ci sarà. Purtroppo no. Purtroppo dovremmo farne assenza. Stiamo facendo il rifornimento. Ci tocca. Scopri la convenienza Coop. Abbiamo ribassato i prezzi su oltre 2000.
Va bene ragazzi, la giornata termina qua. Adesso chiudiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Se volete iscrivervi al canale, ovviamente iscrivetevi. Iscrivetevi al canale. E se volete commentare, commentate e noi risponderemo. Comunque, il video finisce qua. Da Coco e da Lobix. Alla prossima. No, infatti è abitudine. Oppure non fate. Okay.